La prima Vespa non si scorda mai. Un titolo curioso, una copertina coloratissima che tra un attimo vedrete, che è anche a modo suo un'opera d'arte. E innanzitutto un ben trovata all'autrice di questo libro, che è Paola Scarsi, la collega che è già pronta da un po' e ci ha aspettato con pazienza. Carissima, che eleganza! Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto contenta di essere qui e di vederti, cara Maria Pia. Ci conosciamo da tanto tempo e sono veramente contenta. Sempre a distanza, sempre per lavoro. Sì. Anche perché io, tra l'altro, non ho abitudini così sportive come le tue, ti invidio molto, ma del resto, come dire, noblesse oblige, ognuno ha un ambiente in cui nasce. E facciamo vedere subito la copertina, che è proprio relativa a tuo padre, che è tuo padre Sandro, che aveva appunto voluto in qualche modo rendere particolarmente giocosa anche questa vettura così iconica. Dovremmo avere la copertina, eccola qua, ecco. E così ti saluta anche il nostro Leonardo Buongiorno, Fania, buongiorno, bentrovata. Buongiorno. Che magari, non so, vista la sua giovane età, vedendo quell'elefantino su una Vespa... È sicuramente nato dopo il manifesto. Ecco, abbondantemente dopo. Allora, racconta intanto tutto questo, come è nato. Allora, se parlo solo del manifesto, dico che mio papà era Sandro, faceva il... oggi sarebbe il grafico, all'epoca era pittore cartellonista, e quindi faceva dei quadri, perché questo, allora, quel manifesto, l'elefantino sulla Vespa, vuole rappresentare la solidità della Vespa, è del 1963. Lo sfondo del manifesto era tutto arancione, poi l'abbiamo variato per la copertina mettendoci questi prati primaverili, ed era un quadro ad olio, perché all'epoca non c'era, ovviamente non c'erano i computer, ma non c'erano tantissime cose, quindi i manifesti pubblicitari si facevano come dei quadri. E noi con mia sorella ne abbiamo qualcuno in casa, questo no, papà ne ha fatto degli altri per altre aziende, qualcuno ce l'abbiamo, ed erano quadri ad olio grandi, 70, 100, anche di più, dove anche il lettering, cioè il testo, la scritta Vespa, era fatta a mano. Io mi ricordo benissimo il tratteggio a matita, poi riempito da pennellate. Adesso, e quindi, carissima, visto che il tempo corre e tu ci hai mandato tanto un materiale, tra l'altro lo stesso materiale, vi faccio vedere questo libro, ma ve lo anticipavo già prima, non è soltanto da sfogliare, perché è un pezzo multisensoriale, quindi quando lo avrete tra le mani potrete anche vedere appunto immagine. Noi adesso andiamo con Luigi Martino, abbiamo scelto già qualche tempo fa, qualche ora fa, ieri, una serie di immagini che mostrano anche la gente comune, perché tu in questo libro hai raccolto testimonianze sia di persone tra virgolette normali che di personaggi che possono essere considerati anche icone vere e proprie. Naturalmente, quello che avete appena mandato in onda è Pippo Di Stefano, il decano del vessismo della Calabria. È un signore che adesso ha 84 anni e che ha partecipato da giovanissimo, era il più giovane vespista che partecipasse a gare, gincane, ed è proprio, tra l'altro, sono contentissima perché lo conosco sabato a Rizziconi, dove presento il libro, e dove verrà anche lui. Sono molto contenta. Allora, potrei dirgli che è passato per Padre Pio TV anche lui. Certo, certo. E c'è un altro personaggio, notavamo prima con Leonardo, che ha fatto 19.000 chilometri in Vespa, da Gallipoli, quindi terra di Puglia, a Dar es Salaam, un lunghissimo viaggio attraverso 19 stati africani. Qui naturalmente vediamo un'altra immagine comunque. Sì, Stefano Medvedic, lui ha raccontato, come molti dei partecipanti al mio libro, ha raccontato il suo viaggio in un libro, e la cosa più significativa di questo viaggio
è il percorso che lui fa lungo il fiume su una chiatta che in realtà era un proprio villaggio galleggiante per 40 giorni perché era l'unico modo per attraversare quelle nazioni. Il suo è un racconto, come tanti, molto dettagliato e dal quale si evince che solo con la Vespa si sarebbero potuti fare questi viaggi, perché la Vespa genera immediatamente simpatia. E quindi ecco, questo invece è Andrea del Soldato che da Parma è andato in Bangladesh a conoscere la bambina che è sulla Vespa, che è una bambina che lui ha adottato a distanza. La sua è una storia bellissima che io ho trovato su un quotidiano con il giornale di Parma. Ho contattato il giornalista che mi ha dato il suo numero. Abbiamo fatto tutto via WhatsApp perché Andrea era in Bangladesh perché poi si è fermato in quel villaggio a aiutare l'associazione di volontariato che lo sta sostenendo. Quindi è un'altra Bellissime, bellissima storia. bellissime queste storie. Adesso però abbiamo una chicca in religioso silenzio, vediamo e ascoltiamo. Questo giovanotto che approda all'aeroporto di Fiumicino, accolto da flash strette di mano e dal sorriso compiaciuto di Tassinari, presidente dei Vespa Club, si chiama Roberto Patrignani. È un giornalista esperto in motori e in questo momento di popolarità lui si è ben meritato tutto ciò. 2 mesi fa partiva alla guida di uno scooter con destinazione Tokyo. Dopo essersi pappato migliaia di chilometri, dopo aver superato monsoni e altre diavolerie climatiche, a Tokyo è arrivato in tempo per consegnare al presidente dei giochi una targa a ricordo dei vespisti d'Europa e per godersi le gare. Quanti chilometri ha fatto e quanta benzina ha consumato durante il percorso? Ho fatto 13.000 chilometri e ho consumato 430 litri di benzina per un valore di 50.000 lire italiane circa. E lo tornerebbe a fare questo viaggio? Beh, proprio lo stesso viaggio no, comunque qualcosa del genere lo rifarei senz'altro, ma non da solo. Da solo non lo farei più. Ripartirà presto, si è dimenticato che lo scooter è biposto. Molto divertente, Paola. Questo è Roberto Patrignani che nel 1964 è andato dall'Italia a Tokyo in occasione delle Olimpiadi. Il filmato dell'Istituto Luce me lo ha fatto avere sua figlia Marzia, che anche lei è nel libro e mi racconta un episodio molto divertente con suo padre e la Vespa, ovviamente. Ecco, tutti questi filmati e immagini si possono vedere, come dicevi prima, attraverso i V-Code, che sono una sorta di QR code presenti nel libro e che si vedono con un'app leggerissima che si scarica sul telefono e si chiama Vesepia. Qui sono Dennis Maiorino, il boss delle Vespe, con Loris Capirossi, che ha fatto da lui restaurare la sua prima Vespa, quella di quando aveva 14 anni, che era un catorcio preso da un demolitore, l'aveva fatta sistemare, mi aveva raccontato, Loris Capirossi mi ha raccontato che lui sulla Vespa ha fatto tutte le prime cose, il primo giretto intorno a casa, il primo viaggetto, la prima salita, la prima morosa, tutte le prime cose le ha fatte con la Vespa. E Che quindi la prima bello. Vespa non si scorda mai, è stato un titolo azzeccato. Sì, io Paola, mentre ascoltavo ecco, le sue parole, mi veniva in mente mio figlio che ha 6 anni, si è innamorato della Vespa grazie al film Luca, non so chi l'ha visto in studio, che tratta proprio della Certo. Vespa. E mi veniva in mente ecco, il perché è una domanda che voglio rilanciare a lei, ai bambini piace così tanto la Vespa? Perché no, mio figlio non è l'unico, ma facendo un po' un sondaggio, un po' un luogo comune. Ma perché la Vespa ha una forma simpatica e appunto, come dicevo prima, il motivo per cui nei viaggi che hanno fatto questi alcuni dei protagonisti del mio libro, che sono andati anche in nazioni dove non avevano mai visto la Vespa, se non proprio in nazioni, comunque in cittadine, in paesi, è simpatica. Non fa paura, non è una moto da cui si deve scendere, come mi ha detto un viaggiatore, raso terra siamo tutti uguali, inteso sia raso terra con la Vespa, nel senso che il guidatore non deve scendere, appoggia il piede, chiede informazioni direttamente ed è già all'altezza del volto dell'interlocutore, sia il fatto che siamo tutti uguali viaggiando, le persone tutte mi hanno detto che le persone comuni sono tutte uguali e tutte chiedono solamente, e questa è una cosa che voglio sottolineare, chiedono solamente pace. Ecco, anche fatto
Fabio Cofferati, che qui è a Mosca. Fabio Cofferati ha emulato, mancandolo per soli 46 km, mi sembra un tratto di mare, il viaggio di Patrignani. È partito anche lui dall'Italia per raggiungere Tokyo, purtroppo l'ha fatto in solitaria nel periodo di Covid, quindi l'ultimo tratto, una cinquantina di chilometri, non l'ha fatto. Questo è sempre lui a Mosca, in una foto che gli hanno scattato e che poi gli è arrivata via Facebook da un suo ammiratore, perché lui aveva comunque una pagina Facebook in cui raccontava Potremmo, tutti i suoi viaggi. Leonardo, fare la battuta, può venire a San Giovanni, visto che le strade a volte sono in quelle condizioni quando piove, quindi può venire tranquillamente. A parte la battuta, dobbiamo chiudere con una cosa molto più importante e storica. L'ho lasciata per ultima, il nostro Luigi alla regia avrà capito, cioè Audrey Hepburn con Gregory Peck. Comunque vediamo anche come è cambiata la forma della Vespa. Tra l'altro Sì, c'è anche, sicuramente. Ecco, ecco. volevo sottolineare che nel mio libro ci sono sia il figlio di Audrey Hepburn che Sì, il Sean. proprietario della Vespa di Vacanze Romane, cioè proprio quella Vespa, non il modello simile, quella. E sono due Adesso la persone di vedremo. cui sono molto orgogliosa, che sono felice che abbiano partecipato al mio libro. Adesso, mentre Luigi appunto ci trova questo color verde perlaceo, questo scatto così bello, ce n'è uno anche con Christian De Sica sul sellino, oltre a quello storico, che ovviamente essendo il film in bianco e nero non aveva permesso di vedere tutto questo. Ecco, questo è il Colosseo Questa è la con Vespa di Christian. Vacanze Romane, dal proprietario Ivo Pulcini. Ha dato È il proprio permesso a quella. Christian di utilizzarla. E poi troviamo anche possibilmente la foto appunto più storica che va anche più indietro nel tempo. Sean, tra l'altro, vi ricordo, era figlio anche di Mel Ferrer, quindi sicuramente una delle figure più di rilievo nella nostra storia di allora, di gloria. E qui Questo è invece Charlie andiamo a Chaplin, Ischia, dove c'è Charlie dell'isola Chaplin. Ischia, in una Vespa trasformata in rickshaw. E Era perché erano anni in un po' cui, per trasportare i turisti. ecco, questo pure c'è uno squarcio molto interessante di costume che tu fai a proposito di Ischia e dei tempi in cui Rizzoli la lanciò con i suoi film degli anni 50. Paola, io credo che tanta gente ti aveva già, come dire, inviato ulteriori ricordi, ulteriori suggestioni. Quindi ti auguro che il tuo libro abbia tante edizioni o comunque che tu possa continuare in questo filone perché è veramente molto Sì, è interessante. bellissimo, continuano a uscire storie meravigliose su questo veicolo che non a caso una petizione sta chiedendo faccia parte del patrimonio della cultura italiana. Ah, Quindi, strano che ancora non facesse parte. no, è partita una petizione un mese fa circa dal Vespa Club d'Italia e appunto questo è l'obiettivo, tenendo presente che l'anno prossimo a Pontedera c'è la riunione mondiale dei Vespa Club. E Bene, quindi ci intanto sono noi ci tanti motivi. salutiamo, ti faccio tanti auguri ovviamente anche per questo bellissimo libro, proprio adatto appunto come cadeau, come dicevo prima, perché sicuramente è leggero e fa imparare anche tante cose. Veramente raramente è un concentrato, un libro leggero anche di tante informazioni. Complimenti. A proposito, ecco, abbiamo già la nostra Paola Russo che tu conosci dall'altra parte dello studio per gli aggiornamenti e tra poco. E intanto però c'è da dare la linea alla regia. Grazie Paola. Grazie, Io saluto a tutti, buona giornata e grazie davvero. A grazie per presto. essere stata con noi, grazie.